Allora, però ci sono dei passi dove la pluralità degli Elohim, beh, lì non la può nascondere nessuno, nessuno. Se ne sono diversi, ne prendiamo uno, che è il Salmo 82, dove si parla di un'assemblea degli Elohim. Ora, se Elohim vuol dire Dio, beh, è difficile che Dio faccia un'assemblea con se stesso, no? Anche perché c'è scritto che chi presiede l'assemblea è molto arrabbiato con gli Elohim, cioè con i partecipanti all'assemblea, perché questi non governano come dovrebbero. Quindi lì redarguisce duramente e poi a un certo punto dice: sì, è vero, voi siete Elohim, ma voi, Temutun, voi morite come tutti gli Adam. Cioè, attenzione, è vero che siete Elohim, ma non illudetevi, ricordate che voi crepate come i vostri sottoposti, eh? C'è nessuna differenza. Leggetelo, nelle traduzioni che avete in casa. Allora qui, siccome si parla di un'assemblea, siccome si dice che muoiono, allora anche i più irriducibili dei sostenitori della dottrina devono dire no, qui non può voler dire Dio. E allora dicono, qui vuol dire giudici. Cioè, tutto dove mi fa comodo dico che vuol dire Dio. Dove non mi fa più comodo dico che vuol dire un'altra cosa. Allora prendiamo Tex Willer e facciamo esattamente la stessa cosa. Dico Tex Willer perché lo leggevo da ragazzo. Sapete, nella lotta con lo sciamano lì come Mefisto, quindi la lotta tra il bene e il male, possiamo costruire una religione, basta usare queste categorie qui. Queste categorie esegetiche. Bene, allora c'è il Salmo 82 dove si dice Elohim vuol dire giudice. Questa roba qui, tra l'altro, mi viene rinfacciata dal 2011, okay, da un professore biblista, eccetera, vabbè, predicatore, e ultimamente l'ho vista riproposta, eccetera, eccetera. Ho detto, vabbè, allora adesso. Dunque c'è il Salmo 2. C'è qualcuno che legge l'ebraico? Peccato. Allora, nel Salmo 82 è sempre usato il termine Elohim. E nessun altro termine. Nel Salmo 2, dove si parla dei giudici, vengono utilizzati tutti i termini che in ebraico vengono appunto impiegati per definire i giudici, quindi rosnim, malché, shoftim, malkim, ma mai, mai viene usato il termine Elohim. Quindi, dove si parla di Elohim si usa il termine Elohim, dove si parla di giudici si usano i termini usati per parlare di giudici e non si usa il termine Elohim. Quindi è la Bibbia che li smentisce, non io. È la Bibbia che li smentisce. Vi dicevo prima che la Bibbia viene raccontata sulla base di traduzioni. Ecco, e vi dicevo prima che, per esempio, là dove c'è scritto devi costruire un altare a quell'Elohim, a quell'El che ti è apparso, in ebraico non c'è il termine apparso, ma che ti si è fatto vedere. Qui abbiamo sempre la Bibbia ebraica. Sempre nel libro dei giudici si parla di Gedeone che incontra uno dei Malachim, che è il termine che viene utilizzato, poi tradotto in greco con angeloi e quindi in italiano con angeli, e il significato originario è angelos, è proprio quello che porta dei messaggi, no? Cioè un portatore di messaggi, un portatore di ordini. Quindi il significato è giusto. Il problema è ciò che poi è stato attribuito e costruito sulle figure degli angeli. Allora, qui si dice insomma che a un certo punto Gedeone, insomma, questi qui parlano, poi fanno delle cose, eccetera, 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 e poi nelle Bibbie c'è scritto che finito tutto questo, e lo trovate in tutte le Bibbie, compresa questa di Famiglia Cristiana, c'è scritto l'angelo scomparve agli occhi di Gedeone, l'angelo disparve agli occhi di Gedeone, l'angelo sparì dagli occhi di Gedeone. In ebraico c'è scritto se ne andò camminando. Se ci fosse un ebreo ci direbbe cosa vuol dire Allah. Finito. Non è interpretazione, è ciò che c'è scritto. Se ne andò camminando.
Ma siccome secondo la teologia gli angeli sono quella roba lì che è stata inventata, anche qui, attenzione, io non dico che non esistono gli angeli, non lo so, non me ne occupo, io dei mondi spirituali non so nulla. Quelli biblici non sono quella roba lì, ecco, tanto per intenderci. Quelli biblici mangiano, camminano, si sporcano, possono essere aggrediti, possono anche essere uccisi. Ed erano pericolosissimi. Tant'è che anche qui a Gedeone la prima cosa che viene detto è: stai tranquillo, questa volta non morirai. Perché il rischio quando si incontrava uno di quelli era di morire. Tant'è che Gedeone esprime un pochettino la sua paura, ma gli dico: stai tranquillo, non muori, stavolta ti è andata bene. Allora se ne va camminando. Ah, qui ci sono i dizionari, eh? Chi li vuole consultare. Quindi non vi sto dando traduzioni mie. Quando Daniele incontra Gabriele, poi se abbiamo tempo vi racconto un po' di curiosità su Gabriele e incontra Gabriele, lo vede arrivare e dice, Daniele, vidi arrivare un Ish. Ish, vi ho detto prima, Ish Milchama. Ish vuol dire individuo maschio. Quindi arriva un uomo, un maschio. E in tutte le Bibbie c'è scritto: arrivò volando leggermente. In ebraico c'è il verbo yaf, che come è scritto nei dizionari? C'è qualcuno che sa due paroline d'inglese? Grazie. Questo qui è un dizionario di etimologia ebraica, dove viene citato esattamente quel versetto lì, cioè di Gabriele che arriva da Daniele. E il significato del verbo ebraico è questo qui. Cioè? Awareness. Era tutto? Ah, non ho idea. Awareness. Portami il diario. Utterly weary? Utterly weary, pesantemente stanco. Cioè, nelle Bibbie c'è scritto arrivò volando con leggerezza, in ebraico c'è scritto che arrivò che era stanchissimo. Ma non è traduzione mia, è nei dizionari. Io sto continuando a mantenere il patto che ho fatto all'inizio, eh? Non vi do le traduzioni mie, è nei dizionari. Questo qui è un dizionario di etimologia inglese. Il dizionario italiano è essere stanco, stancarsi. Non volare leggermente.